medicina e tecnologia, biologia e fisica. Sono tanti gli esperimenti di matrice italiana di cui si occupa l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconta uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è Aramis. Grazie a questo esperimento, Paolo Nespoli verificherà una tecnologia di realtà aumentata mai testata prima d'ora nello spazio. Aramis si basa su un'applicazione software installata sull'iPad che Nespoli ha a disposizione a bordo e serve per ridurre il prezioso tempo astronauta nel compiere diverse operazioni sulla stazione. In pratica, Nespoli vedrà direttamente sul suo iPad alcune informazioni utili per svolgere i suoi compiti. Al momento gli astronauti invece eseguono le operazioni utilizzando procedure che sono lette tramite un laptop oppure stampate. Con la realtà aumentata c'è la possibilità di fornire informazioni in quantità maggiore e in un modo diverso e più efficace. Questo aspetto sarà utile nei lunghi viaggi spaziali del futuro, dove il controllo da terra sarà molto più blando. Ne abbiamo parlato con il responsabile Giuseppe Lentini di Thales Alenia Space, il quale, tra le altre cose, ci ha illustrato le due attività di test che saranno svolte da Nespoli. Si parla di un'attività di manutenzione e un'attività di gestione del cargo. Allora, per quanto riguarda l'attività di manutenzione, questa verrà svolta nel modulo nodo 2 e sarà un'attività relativamente semplice. Si tratta di un'ispezione e pulizia dei quelli che chiamiamo smog detector, sono i sensori di fumo per rilevare gli incendi sostanzialmente, e l'ispezione e pulizia dei filtri di cabina, sono quelli dell'impianto di condizionamento. Dicevo, è un'attività semplice perché è un'attività che svolgono continuamente, però proprio per la sua semplicità è stata scelta per poter essere usata come dimostrazione, quindi lui svolgerà l'attività vera e propria, ma lo farà in questo modo attraverso l'applicazione. La seconda attività invece verrà svolta nel modulo logistico PMM e in questo caso invece andremo a valutare l'utilizzo di questo dispositivo per la gestione del cargo, quindi tutti gli oggetti che sono a bordo tra pezzi di ricambio, oggetti che servono agli astronauti, anche vuol dire possono essere indumenti, possono essere accessori loro o altre cose tipo appunto pezzi di ricambio che sono dislocati nel modulo in diverse locazioni. In questo caso faremo fare un'attività che racchiude un po', riassume un po' un'attività tipica di questo caso, quindi la ricerca di alcuni oggetti, l'identificazione degli oggetti, lo spostamento da una zona all'altra. Facendo questo si utilizzerà il collegamento che il software può avere con il database che c'è a bordo. Nespoli svolgerà le sessioni per testare Aramis, una in ottobre, l'altra in novembre. Il controllo da terra ci sarà anche per rispondere ad eventuali domande dell'astronauta. Alla fine è previsto un questionario per Nespoli, le cui risposte serviranno a tirare le somme sulla buona riuscita di Aramis. L'esperimento ha ricadute sulla Terra e porterà soprattutto vantaggi nelle missioni spaziali del futuro. Ci sono già applicazioni a terra di realtà aumentata. Forse al momento ce ne sono sicuramente più a terra che a bordo. È il primo esperimento che si fa a bordo per cercare di semplificare, non di semplificare, per cercare di ridurre il tempo necessario per svolgere un'attività a bordo. Possibili ricadute sulla Terra, in questo caso forse noi prendiamo esempi che ci sono sulla Terra e cerchiamo di applicarli lì. Sicuramente pensiamo che sia una tecnologia da usare per future missioni spaziali, visto che andando sempre più lontano il contatto con la Terra impiegherà molto più tempo. Quindi. Certo, pensiamo anche a missioni verso Marte, immagino. Esatto. Noi cerchiamo di ridurre il tempo uomo, ma cerchiamo anche di aumentare l'efficacia, diciamo, dell'operatore quando va a fare una determinata operazione, quindi in qualche modo cerchiamo anche di renderlo magari più indipendente rispetto al controllo di terra, ecco.
L'esperimento è coordinato e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Thalessa Alenia Space ne è il prime contractor, quindi è responsabile dell'intero progetto e ha sviluppato lo scenario di manutenzione. Ha inoltre il ruolo verso NASA di Principal Investigator, per cui è anche il responsabile scientifico della sperimentazione. Lo scenario di gestione del cargo è stato sviluppato da Altec, che svolge anche il ruolo di Co-Principal Investigator. L'applicazione software è stata sviluppata da Altran Italia.